I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, I'm reason framed. Benvenuti o bentornati nel canale. Avevamo visto qualche tempo fa le migliori impostazioni per fare riprese d'effetto con il nostro Fimi X8 SE. Oggi, visto che molti me lo chiedono, voglio parlarvi di come di solito io imposto la mia applicazione DJI Go 4 con il mio Mavic Air per ottenere le migliori riprese, diciamo, cinematografiche e fare delle cose più possibile belle. Anche se non avete però un DJI, vi consiglio di seguire il video, perché le informazioni che vi darò valgono per un po' tutti, anche se sono appunto specifiche per questo caso e per questo modello. Vedremo le impostazioni migliori sia lato movimenti del drone, del gimbal e pure del settaggio della camera. Come appena detto, è ovvio che in linea di massima queste impostazioni valgono anche con altri droni, ovviamente. Applicazioni che danno un po' di margine, diciamo, di impostazione ovviamente della camera e del volo. Questo è scontato, ma andiamo a vederlo insieme. Tratto questo argomento perché molti mi chiedono come si riescono a fare riprese fluide e di effetto con un drone. Quello che vi voglio dire è che ovviamente per creare questo tipo di riprese, ovviamente dobbiamo oltre che settare bene i parametri del nostro della nostra applicazione, che adesso appunto vi farò vedere, dovremo fare anche un po' di allenamento con gli stick, ma soprattutto pianificare la scena in modo tale che poi, quando saremo in post produzione, al montaggio, il tutto ci aiuti appunto già a comporre quello che sarà il video finale. Magari di questo argomento, che non vedo purtroppo trattato nei vari canali, cioè come riprendere per poi facilitare la post produzione, appunto su questo tema, se lo ritenete interessante, perché no, potrei realizzare un video per come, senza essere dei professori e usare chissà che drone, si preimpostano delle idee prima di mettere in moto il drone e appunto si realizzi le nostre riprese, in modo che poi il montaggio sia più semplice. Dunque, se l'idea vi interessa, datemi un like e aspetto i vostri commenti ovviamente qua sotto. Ma oggi parliamo di come settare il nostro drone. Ci sono dei settaggi che saranno per tutti uguali, sia per chi è esperto o per chi lo è meno. Sto parlando ovviamente della gestione appunto successiva delle immagini, una volta realizzate appunto, coniugandole con la post produzione. Accendiamo innanzitutto il drone e, una volta connesso, andiamo ad impostare quelle che sono appunto le migliori soluzioni per ottenere appunto movimenti più fluidi possibili e d'effetto durante il volo e durante le riprese che facciamo appunto con il drone. Iniziamo subito andando a impostare il volo del drone, i suoi movimenti. Lo facciamo cliccando sull'icona appunto qua del drone, delle impostazioni, in alto a sinistra, scendendo giù e entrando nel menu Advanced Setting. Eccolo qua. Andremo così a impostare, come avevo fatto con l'X8, i movimenti degli stick, ovvero ad addolcire il volo del drone. Questa è la prima impostazione da eseguire, dopodiché, una volta fatta questa, passeremo al comparto delle foto e dei video, che a me interessa particolarmente. Scegliamo a questo punto la voce XPV, eccola qui. E compaiono tre riquadri che sicuramente avete già rivisto. Cerchiamo di non fare però le cose a casaccio. Cosa vuol dire? Voglio spiegarvi cosa sono questi XPV e perché impostarli, così vi aiuterà questo a capire quello che stiamo facendo. Gli XPV impartiscono i controlli per l'attenuazione di partenza, in gergo controllano la smussatura.
subito all'inizio e alla curva appunto di risposta dei nostri stick. Di fatto, quando il movimento sarà rallentato e smussato, e lo farà quando avviamo l'azione dello stick stesso, appunto nel dettaglio, per farvi capire, con dei valori diciamo bassi, per essere più chiari, il movimento non attaccherà subito e lo farà piano piano, gradualmente, e poi si accelererà mano a mano, e lo farà appunto in pratica seguendo la curva esponenziale che appare nello schermo del nostro display. Mentre con i valori più alti il movimento attaccherà subito dello stick, partirà subito e proseguirà in modo lineare. I due parametri a sinistra, eccoli qui, e a destra, ovvero il throttle down o movimento verticale, io lo tengo su 0,50, e il backward left, movimento orizzontale, ci siamo capiti, lo tengo intorno a 10,15, ma in particolare vi consiglio di tenere basso il valore del rudder, in pratica lo yaw, che è il riferimento alla rotazione del drone appunto su se stesso, e impostandolo io lo imposto su 10, ci farà evitare movimenti molto bruschi e nervosi quando effettuiamo appunto delle panoramiche con il nostro drone. A questo punto torniamocene indietro e passiamo all'impostazione della sensitivity. Anche qui tutto è legato alla sensibilità appunto degli stick. Vi dico come secondo me è meglio impostarli, insomma come dopo tante prove io ho trovato appunto questa giusta combinazione di volo. In questo caso lasciamo altitude a 20, il break a 80, mentre il yaw movement lo mettiamo a 30. Perfetto. A questo punto non ci resta che tornare indietro e andiamo su gain e lasciamo tutto così com'è, ovvero tutto a 100. Passiamo alla parte del gimbal, ovvero adesso prima di tutto appunto sempre dalla sezione delle impostazioni, eccolo qui, e scegliamo quelle appunto del gimbal, l'iconcina del gimbal, lasciamo l'impostazione follow, di solito è sempre impostato su quella, e poi andiamo nelle impostazioni avanzate e impostiamo i movimenti appunto del nostro gimbal. Come potete vedere c'è la possibilità di settare fino ad un massimo di 3 diversi, io generalmente ne uso 2, uno per le riprese molto lente e fluide, l'altro per le riprese più in velocità, ora vi spiegherò anche il perché ovviamente. Vediamo intanto questi valori. Allora, per quanto riguarda la configurazione 1, max gimbal pitch speed, lo tengo su 7 perché mi permette di avere un movimento molto molto lento quando ruoto, faccio ruotare e appunto il gimbal. Come vi stavo appena dicendo precedentemente, però nella configurazione 2 una velocità diversa imposto, ovvero la imposto a 50, semplicemente perché se voglio fare una ripresa in velocità su un oggetto, esempio in modalità sport, ho bisogno che anche il movimento del gimbal sia molto più veloce, altrimenti perdo ovviamente il soggetto quando viaggio. E questo perché la velocità del drone non si sposa bene con quella ovviamente del gimbal, che hanno velocità diverse. Tengo a questo punto in attivo il pulsante Extend Gimbal Tilt Limit, ovvero la possibilità di ruotare ancora di 17 gradi il gimbal verso l'alto. Lo attivo solo in casi di bisogno, ovvero se devo fare delle carrellate all'indietro e ho bisogno di un maggiore angolo appunto in alto. Anche se non è poi alla fine così influente, perché l'angolo è basso e poco, per capirci non è una nafi che mi ruota di 90 gradi in alto la camera. Infine andiamo a vedere il gimbal pitch smoothness, che non è altro che la velocità in cui si avvia il gimbal e quella in cui fermiamo il movimento del gimbal. A me in questo caso piace molto molto lenta e molto fluida e la metto appunto avendo la stessa velocità del movimento appunto del drone, molto lenta. Dunque anche qui imposto la velocità di 11. Vi consiglio ogni tanto di rifare delle calibrazioni del gimbal, perché riportarlo allo stato ottimale è sempre un'ottima cosa, per cui fatelo ogni tanto. Adesso andiamo a settare le impostazioni video. Clicchiamo sull'icona sotto il tasto di avvio della registrazione e iniziamo con il decidere cosa e come settare. Andiamo su in video size, eccolo qui, e
qui c'è da fare una puntualizzazione. Molti consigliano di impostare tutto a 4K e poi a 24 fps o 30 fps, che certamente è la migliore soluzione per un buon effetto cinema. Ma poi in pratica moltissimi hanno magari dei personal computer diciamo non troppo performanti, e quando vanno a rivedere le loro immagini scaricate dal drone si lamentano che vanno decisamente a scatti e pensano che sia un problema del nostro drone, del drone oppure anche della micro SD. E invece molto spesso il problema è legato proprio alla macchina, o meglio al processore del loro PC. Dunque, se non avete, diciamo, un mezzo abbastanza performante per post-produrre, io sinceramente vi consiglio, questo è un consiglio mio, poi prendetelo come volete, di tenere la camera a 1920x1080 a 60 fps e amen. Inutile filmare a 4K se poi non posso lavorare il file in post-produzione. Sì, è vero che le immagini hanno più risoluzione, ma se poi per me sono inusabili non ha senso. Dunque, io vi consiglio questo, poi vedete voi. Se avete un computer ottimo, ovvio, mettete 4K. Bene, scegliamo adesso il formato. Un nuovo MP4. Vanno bene entrambi, ragazzi, ma di solito chi ha un sistema Windows imposta MP4, chi ha un sistema macOS imposta Move. Ma alla fine entrambi li aprirete con entrambi, scusate la parola, i sistemi. Andiamo adesso e passiamo al bilanciamento del bianco. Io generalmente lo lascio impostato su auto, e comunque di tutti quelli che vedete qui io vi consiglio di usarne solo due, ovvero nei casi di molta luce useremo l'impostazione Sunny, anche se io preferisco usare dei filtri ND per compensare la troppa luce che arriva all'interno dell'obiettivo. Nel secondo caso possiamo impostare invece Cloudy, ovvero quando la giornata, diciamo, che è un po' particolarmente nuvolosa, cioè un po' più buio e con scarsa luminosità. Le altre voci, ragazzi, fate voi, ma io le lascerei assolutamente perdere. A questo punto entriamo in un bivio, ovvero sono davanti a due strade. Voglio post-produrre i miei video facendo della color correction? Bene, allora devo procedere in questo modo. Devo cliccare sulla voce color, eccola qui, e scegliere di CineLike, in modo che così impostato il filmato avrà una gamma molto più dinamica e nella post-produzione sarà più lavorabile questo file che esce fuori. Inoltre, tornando indietro e scegliendo Custom, impostiamo la nitidezza a 0, il contrasto a meno 3 e la saturazione a meno 2, e queste modifiche ci aiuteranno poi a lavorare appunto meglio le immagini nella post produzione. Se invece non volete post produrre e trovarvi delle immagini finite, allora sostituite di CineLike con Normal all'interno di Style Custom e impostate nitidezza a 0, contrasto a 0 e saturazione a meno 1. Bene, visto tutte le impostazioni, vediamo cosa viene fuori. Appunto, avendo ripreso questa roccaforte dietro alle mie spalle con le impostazioni appunto che vi ho appena raccontato. Ho fatto un volo, adesso stiamo andando all'imbrunire, ma vediamo cosa è venuto fuori. Walking through all the time.
non male, no? Onestamente io con questa impostazione mi trovo davvero bene. Volo alla grande e ottengo immagini che gradisco particolarmente. Bene, se avete ragazzi apprezzato il mio video, datemi un like, iscrivetevi al canale e magari ci vediamo alla prossima qui da Bighenette con nuovi video sui droni, sulla tecnologia e quant'altro. Ciao a tutti dal Val d'Arno e da questa roccaforte davvero intrigante. Ciao alla prossima!